Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi prepareremo insieme i biscotti di San Martino, dei biscotti tipici siciliani che si preparano l'11 novembre, ovvero il giorno di San Martino. Li prepareremo nella versione secca, ovvero quella da panificio. In questa versione risultano più croccanti e consistenti e per tradizione si mangiano inzuppati nel moscato. Quindi dai, iniziamo a prepararli insieme. Iniziamo la preparazione versando del lievito di birra fresco nell'acqua a temperatura ambiente e mescoliamo con un cucchiaio. Spostiamoci ora all'interno della planetaria dove dobbiamo aggiungere la farina 00, lo zucchero semolato, e lo strutto che deve essere a temperatura ambiente. Azioniamo quindi la planetaria e facciamo lavorare questi primi ingredienti. Dopo un minuto circa possiamo versare il composto di acqua e lievito che abbiamo preparato poco prima. L'aggiungeremo poco per volta, così da dare il tempo al composto di assorbire il liquido. Quando avremo ottenuto un panetto ben compatto, possiamo aggiungere i semi di anice, un pizzico di sale, mezzo cucchiaino di chiodi di garofano in polvere e mezzo cucchiaino di cannella. Azioniamo nuovamente la planetaria così da incorporare per bene questi ingredienti all'impasto. A questo punto possiamo prendere l'impasto, che avrà una consistenza morbida ma compatta, e ci trasferiamo sul piano di lavoro dove continueremo a lavorare velocemente e formeremo una palla. In questo modo. Adagiamo la palla all'interno di una ciotola e quindi ungiamo la superficie con dello strutto perché si tratta di un composto poco idratato che quindi tende a seccarsi. Copriamo ora con un canovaccio e quindi facciamo lievitare per un'ora in forno spento. Riprendiamo ora il nostro impasto, ungiamo il piano di lavoro con dello strutto e quindi utilizzando un tarocco dividiamo in pezzi più piccoli. Ogni tocchetto andrà quindi lavorato sul piano di lavoro così da formare un cordoncino. Lo divideremo ora in pezzi di circa 60 grammi ciascuno. Ogni tocchetto andrà quindi lavorato nuovamente sul piano di lavoro formando un altro cordoncino a cui daremo la classica forma del biscotto di San Martino, arrotolandola in questo modo e chiudendo poi la punta sigillando aiutandoci con dell'acqua. Ecco formato il nostro biscotto. Rivediamo questo passaggio, quindi formiamo il cordoncino e arrotoliamo il cordoncino così da formare una piccola chiocciola. Utilizziamo dell'acqua così da sigillare per bene la punta per evitare che il nostro biscotto perda la forma in cottura. I nostri biscotti andranno quindi adagiati su una teglia. Procederemo in questo modo così da formare tutti i biscotti. I nostri biscotti di San Martino sono quindi pronti per essere cotti in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti. A quel punto li sforniamo e abbassiamo la temperatura del forno a 150 gradi, infornando quindi di nuovo per altri 40 minuti. Spegniamo quindi il forno e lasciamo freddare tenendo i biscotti all'interno con lo sportello socchiuso. Ed eccoli qui, i nostri biscotti di San Martino nella loro versione secca, super profumati, ma soprattutto davvero buonissimi e perfetti da inzuppare nel moscato. Da provare! Vi lascio ora il riepilogo di tutti gli ingredienti. Alla prossima!
La trovi su tuorlorosso.it.